Presidente Pellegrino, undicesima vittoria per il basket Bellizzi, possiamo dirla però quanta sofferenza! Beh sicuramente l'assenza di giocatori importanti e qualche malanno di stagione non, non ha giovato al gioco di questa sera, però credo che. È stato un bel modo per iniziare il 2017, una vittoria sofferta sicuramente ma eh, decisiva, decisa, convinta e tra l'altro ho avuto il piacere di vedere una squadra che riesce a giocare anche con dei cambi importanti, eh, gioca bene di squadra, sono molto soddisfatto e fiducioso per questo 2017. Abbiamo visto un basket bellissimo giocare forse quest'oggi più con il cuore che con la tecnica, è d'accordo? Beh, sicuramente, questo gran freddo non ha aiutato, quindi, eh, in questi casi, credo che sia fondamentale tirar fuori la grinta, il cuore, il coraggio, il carattere e i risultati ci danno ragione. Una battuta sull'arbitro non può mancare deci oggi. Alcune decisioni piuttosto discutibili? Forse solo oggi, diciamo che sarebbe passabile. Il problema è che eh, la classe arbitrale svolge un ruolo difficile. e Sicuramente, eh, si, si capita, si incappa spesso in errori. È, è brutto quando questi errori possono determinare i risultati finali della partita perché spesso le partite vengono giocate punto a punto e, e possono cambiare molto profondamente la partita. Questa sera non è successo fortunatamente e, e quindi va bene così. Bene di Mauro, lo sappiamo, però stasera vorrei sottolineare la prestazione di un giocatore, Giordano, che soprattutto nell'ultimo quarto probabilmente ha dato la scossa in là affinché Bellizzi potesse portarsi avanti nel punteggio. Alfonso è un giocatore importante per questa squadra e sicuramente abbiamo bisogno di un Alfonso Giordano in gran forma che ha voglia di difendere, di attaccare, di svolgere bene il suo ruolo. Questa sera fortunatamente per larghi tratti l'abbiamo visto giocare all'altezza delle aspettative che abbiamo per lui. Battuta finale, sabato pross domenica prossima ci sarà un match fondamentale a Mugnano, scontro al vertice, sarà decisiva per il campionato. No, no, non sarà decisiva per il campionato, è sicuramente una partita importante perché eh, dovremo misurarci con eh, la capo classifica con noi e quindi dovremo valutare effettivamente le nostre qualità allo stato attuale, ma saranno tutte finali da qui alla fine perché sicuramente qualsiasi squadra vorrà fare una gran figura contro il basket Bellizzi e al di là del risultato di Mugnano noi puntiamo a fare un grande anno. Battuta finale sul pubblico, tantissimo entusiasmo questa sera, possiamo dire che i tifosi hanno trascinato la squadra? Sì, possiamo dirlo. Io credo che il basket Bellizzi abbia un'arma in più in questo campionato, che è il pubblico. Lo sottolineo sempre, li ringrazio sempre, perché questa è una comunità eh, che, che ci sta molto vicino, ci accompagna da anni e sono sicuro che continuerà a farlo fino alla fine. Coach Orlando, undicesima vittoria per il basket Bellizzi, però quest'oggi l'avversario mi ha fatto un po' sudare. Eh, sì, la partita dopo il rientro dalle, dalla sosta è sempre un po' un enigma. Sì, è da 15 giorni senza affrontare gare ufficiali, quindi abbiamo sofferto più del dovuto. Comunque, oramai tutte le squadre, il campionato lo sappiamo, è livellato, le stiamo sudando quasi tutte, quindi fa parte del gioco. Possiamo dire quest'oggi di aver visto un basket bellizzi più di cuore, di grinta che di tecnica? Sì, eh, anche questo è fondamentale, che i ragazzi, soprattutto contro le squadre che vengono qui senza avere grossa pressione, senza la pressione del risultato e che magari prendono fiducia nei primi due quarti, poi ci vuole qualcosa in più oltre alla tecnica per portarle a casa uh, Coach, ma le è stato fischiato anche un tecnico contro, ma come mai? È il primo dell'anno, c'era stato nel secondo quarto diciamo, un arbitraggio che non mi era piaciuto per niente eh, mi sono fatto sentire come giusto che sia. Però il tema degli arbitraggi non deve essere una condizione si sine qua non. però comunque, stiamo vedendo alcune decisioni che non sempre sono così soddisfacenti per il basket. Bellizzi, come mai? Eh, vabbè, gli arbitraggi, diciamo che l'abbiamo già detto qualche altra volta. Fanno parte della, della categoria. Noi giochiamo questa categoria quindi hanno sbagliato sia da un lato sia dall'altro. Nel secondo quarto mi sono arrabbiato, perché hanno fermato due contropiedi per, uh, per fischiare due infrazioni di passi. Non Hanno fischiato un fallo a Spinelli che era chiaro come il sole, dall'altro lato abbiamo finito senza subire un fallo. Eh, la cosa non mi andava giù quindi glielo, glielo ho detto apertamente. E Il prossimo match uh, in trasferta con il Mugnano, testa a testa, potrebbe decidere il campionato? È troppo presto. No, è presto, il campionato è lungo ancora, siamo ancora al giro d'andata, dobbiamo fare ancora più di 15 partite, quindi è una partita che dobbiamo affrontare con lo spirito giusto. Loro sono un'ottima squadra, io le ho visti in coppa, giocano bene, hanno battuto battifaglie, quindi sono nel pieno dell'entusiasmo. Noi dobbiamo andare lì e giocare la nostra partita testa a testa, poi vediamo un attimo come, si, come ci troveremo poi nell'eventuale play-off che è una partita di campionato, per il momento non, non ci preclude niente, né in caso di vittoria né in caso di sconfitto. Quindi. Battuta finale proprio su questo match di questa sera con il basket parite, un suo encomio per un giocatore in particolare? Beh, è difficile che io faccia encomi personali, però è importante che Uh, Giordano questa sera ha messo molto del suo, è stato, si è preso le responsabilità nel momento di difficoltà, ha fatto canestro e ha subito fallo. Quindi, ma poi lo sappiamo, è uno sport di squadra, sono importanti tutti, cioè è importante la difesa. Dario Valentino è sempre presente in difesa. Questa sera di Mauro pure si, è, si è, ha fatto canestro, quindi è importante, siamo tutti importanti, è un gioco di squadra, quindi è fondamentale che tutti si diano una mano per portare a casa la vittoria.